Prova, prova, prova. Bene. Bene. Relativamente bene. Sabato è successo affancuore. Sabato è successo il finimondo. Sabato è successo il brutto botto. È esploso tutto. In live, purtroppo. E quindi dovrei arrivare qua. Sì. E quindi. Non sono né arrivato a salutare, e né effettivamente arrivato a concludere il capitolo. Su, tieni duro. Alla fine siamo arrivati qua, Prenditi quindi. cura di lei e lascia a me i nemici. Poi lasciamo parlare perché sennò. Ok, siamo arrivati qua, quindi comunque non c'è stato una grande perdita. Ho smesso subito dopo essermene accorto. Però, bella. Bella puttanata purtroppo. Per il resto, Sera Fox. Stavo spiegando sta roba che sabato purtroppo mi è imploso tutto. È esploso tutto completamente. Nel mentre che la live andava, ad un certo punto, puff, tutto staccato. Ovviamente. Questi sono i rischi di questo mestiere. E quindi va bene. Cioè, mi sono parecchio innervosito anche. Però è passata. Va bene così. Per il resto, con Resident Evil 6, a questo punto ho un piano ben chiaro io, ovvero quello di finire solamente la campagna di Leon, perché io non ho l'animo di giocarmi tutte le campagne di sto gioco, proprio non ce la posso fare, umanamente non ce la posso fare. Perché non lo trovo un gioco godibile, non lo trovo un gioco. No, non mi sembra giusto dare tutta questa visibilità a sto gioco, quindi facciamo la sua e si passa ad un buon gioco effettivamente. Oppure Il tetto 7 poi. cede! Porca miseria. Ma io di portare per tutto sto tempo avanti sto titolo, sinceramente non me la sento. Mi fa abbastanza cacare. Quindi, per il resto, torniamo qua dopo questa premessa infinita e mandiamo avanti sta porcheria. Quindi, tu ci crepi, anche io. Ah! T'a posto, Elena? T'a posto. Non mi sei mancata questi 2 giorni. Ieri appunto poi non ho nemmeno streamato, me lo sono preso come giorno così. Giorno di relax. E per il resto nulla, tutto nella norma. Dove Elena, dove siete? siamo? Siamo nella merda. Individuo la vostra posizione. Che Non diavolo sta individui. succedendo? Annigan, rispondi! Avrebbe potuto lasciare un attimo a Deborah per aiutare a spingere, no? Vero Elena? Va bene. Suoni. Suoni. Che suoni sta facendo? Signora. Oh no. No. Non ci provare. Aia. Te pareva, mi sputazzava addosso. Ehi, ehi, ehi. Non ci provare più. Salve. Ah, questa non è finita benissimo. Appunto. Ai punti, ehi, 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 ehi. Relax, amico.
sempre più nelle profondità, ma sempre di più. Aia. Aia. Classica caponata che fa male. Deborah, tieni duro, ok? No! Ecco. No, Deborah! No! Non sembra stare benissimo, effettivamente. No! Non è possibile! Sì, invece. Aia. Il bocciolo. Ai. Dritto in mezzo agli occhi. Pare giusto. Salve. Ada. Sembra Ada. Che tu abbia visto un fantasma. Ah. C'è provare, zia. Non sai con chi hai a che fare. Ada, che diavolo sta succedendo qui? È complicato. Solo il doppiaggio di Ada. È il posto giusto. Probabilmente. È quello. Quello che. È il Le migliore, passerelle ecco. Non reggeranno. Andiamo ai livelli inferiori. Mi dispiace, Deborah. È tutta colpa mia. Ma te sei imbecille, Elena, però, lo sai, via vero? Da lei. Vabbè. Fermi! Non sparare! Mamma mia. Fermi, non. Tata in culo. Fermi, non sparate. Ma io farei fare quello che sta. No, signora, però. Non pare il caso. Aia. Che dici? Ce ne andiamo? Deborah! Oh, dove sei? Finalmente Elena staccata da me, almeno. Piovono zombie, volevo dire. Magari evitiamo di stare con in mano il cecchino qua. Ah, proprio. Ada va proprio di palestra, mi fa piacere. Ha questa confidence incredibile lei. Sì. Va bene, dai. Qui. Un anello. Ah. Non farti strane idee, più tardi capisci. Non farti strane idee. Un mostro brutto come la morte e lei dice non sparate. Vabbè, mi pare giusto, mi pare giusto. Mi pare giusto. Elena è convinta che ancora abbia un minimo di coscienza quella roba. Però non sparate, nel caso effettivamente si riprenda, voglio dire, non sparate, cioè, mi pare giusto. Io sparerei ad Elena a volte, però fuoco amico. No, posso, vero che posso. C'è l'opzione del fuoco amico, però mi pare il caso. Eccola. Aia. Però attenti, non sparate, però non sparate. Attenti voi. Signora, ma che fa? Si tocca. Ma. No, questo no. Signora. No, 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 mi dissocio. Ancora. Beh. E là. Via, aspetta che mi serve. Se hai un minimo di compassione per lei, devi eliminarlo. Esatto. Ada ha capito tutto. È un incubo. Non può essere vero. Tu sei un incubo, Eren. Wow. Oh, calma. No, te pare.
è uscito il coso gigante, il pisello. No, ok. Qualcosa. Esattamente. Ma chi è che si sta lamentando? Ah, lei. Salve. Ok. No, che stai facendo, signora? Signora. Wow. Ok. Appena qua ci siamo. No. Fa ridere come cadono sti zombie. Okay. Ancora. Che fa? Sì. No, ovviamente che fa, Elena non si salva. Giusto così. E ricongiungiti col partner. Ma io ne farei anche a meno, però vabbè. Ada, cioè, non so. Elena, un aiutino? Un aiutino? Ma che aiutino? Qua si va di archeo e via. Ok. Leon, riprendi. Ok. Neo, sei tu? Come che si è rialzato? Aia. Sto prendendo fuoco a caso. Bene. Prenditi qua le Mentos e via. Oh. No. Pochi scherzi. Oh, ancora. Via. Tu muoviti, Leon, muoviti. Il culo. Povero. Un po' mi dispiace. Ma ci sta. No, liscio. Ma Elena. Ma dove sta andando? Signora. Sboom. Ecco qua, te pareva. Leon è ineluttabile. Ha appena preso fuoco, ma una leggera scotolata e le fiamme vanno via. No, aspetta, c'ho le munizioni. Fermo, c'ho le munizioni. Affanculo, va. Posso annullare le azioni. Ok. Queste sono le mie bitches. Ah, Resident Evil 4 intensifies. Merda. Giù. Giù. Ancora. Ecco. Sconfiggi Deborah. Ah, sopra il carrello. Fermati, Deborah. Tu non sei così. Io lancerei Elena giù, la butterei di sotto, però vabbè, si può fare. Non ho questa posta, vedo una sega, come dovrei fare io? Salve. Merda. Eccola. Ora smettila di te. Cerca di uccidere. Pensi che non lo so. Affanculo. Ada va al punto. Ancora, posso alzarmi? Fammi sparare cazzè. Non posso. Mentine e via. Ok. No. Il danno. Perché non riesco a farli entrare. Bene. Fa piacere. Ok. Merda. Spare barili. Spare barili. Barili per i barili. Ok. Per il resto, come munizioni, ricarichiamo qua e prepariamoci a peggio. Oh, aia. Ho
quelli lì, mi raccomando. Merda. Mi raccomando, intatti come sempre. Beh, vola via. No, vabbè. Il mio sogno stava avverando. Sconfiggi Deborah. Ma non è messa male Ada, cioè anche lei c'ha tutto l'armamento. Merda, ha tutto l'armamento raccolto da presso. Come fa, come si schiva una roba del genere? Gioco? Aia che dolore. Aia. Eccoci. Lo lascerei fare, sinceramente. No, vabbè. Devo. Elena! Elena. Elena, tu non ci sei con la testa, Elena, Elena. Cazzo, Elena. Basta lacrime. Finché non ti avrò vendicata. Ti prego. Perdona. Ok. E qua non... non utilizza i suoi incredibili... piselli, non ne ha più. Li sono finiti tutti. Cioè... fino a 5 minuti fa saltellava qua e là per tutta la guardami, miniera. Andrà tutto bene. Guardami. Guardami, andrà tutto bene. Tieni gli occhi fissi su di me. Aiutami. Ti porterò fuori da qui, Deborah. Deborah, guardami. Ce la faremo, vedrai. No, no, lasciatela andare. State lontano no, da me. No, mia sorella. Prendete me. Vi prego, farò qualsiasi cosa. Vi prego. Vi prego. Tipo non parlare più. Non sapevo cos'altro fare. Così l'ho aiutato. Ai, ho aiutato Simmons a superare la sicurezza del presidente. Ma su una cosa già, giusta l'hai fatta fino ad ora. Perché farebbe una cosa simile? È una lunga storia. Boh. Dobbiamo affrontare i poteri che governano davvero il paese. In una partita molto pericolosa. E se non giochi bene le tue carte, muori. Aspetti di fare Batman. Mamma mia, Ada. Simmons è lì? Sì. Hannigan, devi stare attenta. Credo ci sia lui dietro. Ho sentito il mio nome. Ecco. Simmons. Quanto sono idioti comunque i personaggi di sto gioco. Non si può capire l'idiozia. Non ho capito il motivo. Ma sono proprio idioti. Che fastidio. Danno fastidio. Hai ottenuto una pietrina di riconoscimento. Grazie. Che fastidio che siete. Ah, punti che posso fare? Io volevo potenziare ulteriormente il Parabellum. Duce di pochi danni subiti. Non mi sembra. Potere perforante delle armi. Colpo letale. Aumenta la forza di attacchi contro gli zombie. Il livello di zoom supplementare alle ottiche dei fucili di precisione. Ricaricare armi più velocemente. La potenza dell'ultimo colpo in canna. Queste robe che non posso fare. Permette di liberarsi agevolmente la morsa nemica. Il nemico faccia cadere un oggetto. Recupero quando si è in fin di vita. Gioco di squadra. Partner quando è nelle vicinanze. Primo soccorso 1 e 2. Lupo solitario. Partner non ti aiuta quando sei in difficoltà. Ma è un, cioè è un deficit. Non è un... infatti costa 100. Maggior numero di... vabbè, a sto punto teniamoli. Direi così potenziamo nuovamente Parabellum.
per il resto... Oddio, anche se predatore di zombie, considerando che io voglio giocare solamente la campagna di Leon, dove buona parte dei nemici sono zombie. Quindi ci sta, no? Cioè, se ci penso, è certo che ci sta. Ed equipaggiamolo. Basta. Va bene così. Ok. Per il resto. Il presidente mi ha parlato bene di lei, agente Kennedy. Lo stesso di te. Mi ha detto che siete amici da 30 anni. Mi dica, è vero che eravate gli unici presenti al momento della sua morte? Vabbè, il doppiaggio di Simmons non è male. Beh, saprete senz'altro che siete entrambi sospettati dell'attacco. Cosa? Agente Harper. Al momento dell'attacco aveva abbandonato la postazione, lasciando il presidente indifeso. Converrà con me che è un comportamento sospetto. Figlio di puttana, sospetto. Questa è tutta opera tua. E che prove ha a sostegno di questa oltraggiosa accusa? Sono il consigliere alla sicurezza nazionale. Il mio lavoro è prevenire gli attacchi. Non è che scuotendo la testa in quel modo, Elena, teniamo la calma. Siete così convinti della vostra innocenza? Non avrete alcun problema a costituirvi. Pare giusto. Giuro, gliela farò pagare. No. Sembra no. Che le cose qui vadano di male in peggio. Come che gliela fai pagare? Parlandogli nelle orecchie tutto il tempo, perché non vedo alternativa. Bene. Ada è andata, Deborah è andata. Siamo rimasti noi, purtroppo. Elena continua a rimanere però. Elena è Highlander, purtroppo, e quindi c'è sempre. Va bene, giusto così. Roger. Questi meccanismi. Ok. Gargando. Ora siamo sulla stessa barca. Illustra le catacombe. No, direi che io e te siamo ufficialmente partner. Avete rotto i coglioni con sta storia del partner su Resident Evil. Basta. Questa è tutta roba di Simon. Robbe? Con il suo laboratorio proprio sopra di lui. Ah, salve. Cosa fa? Balla? Che fa balla? Quella. Siamo fidati. Vabbè. Quell'ada possiamo fidarci. Ma io mi fido più rispondere. Di lei che di te. Avete dei trascorsi? Testo carcolo. Ok. Questo? Esatto, mi ricordavo che si aprivano. Oddio, devo fare il quick time event per aprire i sarcofagi. Ah! Fucile d'assalto RN. RN sta per rottura. Rottura negligente. Che succede? Niente, pare. Le trappolozze. Scatta, tieni premuto. Gusto scivolata. Eccellente. Ah. Devo tenere premuto oppure posso evitare? Io per non sbagliare tengo premuto. Avrei dovuto dire una preghiera. Salve. A lui alla cattedrale. Perché si abbassano, sono intelligentissimi questi stronzi. Tra ta ta. Mort, basta. Scatta, Leon. Grazie. A poco. No, Leon. E qua? Queste trappole incredibili alla Lara Croft. Meglio non andare lì. A meno che non ti piaccia giocare col fuoco. Forza, troveremo un'altra strada. Sì. Evitiamo però le battute ovvie. Dov'è? Aspettiamo. Eia. Addirittura odia.
abbiamo i zombie kamikaze. Ma poi vorrei capire, no? Cioè io mi faccio... Dov'è che ha trovato... la dinamite? Lo zombie. Lo zombie aveva la dinamite accesa. Cioè... come... Non ha senso. Non ha logica. Ma completamente. Questo... ah, qui questo è per il fuocherello. Toc toc. C'è una scritta su quella porta. Mostra una prova di parentela. Una prova di parentela. L'albero genealogico dei Simmons. Io non ho niente, tu? No, non siamo parenti. Credi che ci sia una prova qui in giro? Un attimo. L'anello che mi ha dato Ada. Ah. E quando te lo avrebbe dato? Prima, ma che domanda è poi, voglio dire? Quando te lo avrebbe dato? Prima con Ada eravamo. Sei imbecille, veramente. Ecco. I zombie ovviamente scattano in orda quando sanno che c'è un evento. Non lo sanno che c'è un evento. E quindi scattano. Questo rincula parecchio. Magari se diamo il colpo a lui. Grazie. Quanto cavolo. Ma non è una cappa perché... oh sì, ci assomiglia. Rincula un casino. Beh, devo dire che il potenziamento per gli zombie non è male. Ok. Robbe? No. Questa non posso prendere. Io ne ho due, scusa, uno la butto a sto punto. Esatto. Aspetta. Merda, dinamite. Raga, via, no. Oh. Via. Attacco combinato. Calma, calma, Elena. Robe, granate, soldini. Questi vomitano. Alle gambe. Sui calcagni. E via. Basta. Sta fumando dalla bocca questo. Grazie. Perfetto. Niente? Niente. Ok. Si prosegue. Aia. Chiaro. Dovremmo bagnarci i piedi. Sì, solo l'acqua, i piedi. Non mi preoccupa. A me preoccupa il tuo doppiaggio. È uno scherzo. Lei non può parlare così, però io non ci credo. Cioè, non è normale che sia stata doppiata così. Almeno per una volta vorrei finire in un posto inondato d'acqua tiepida. Ma jacuzzi. Robbe? Questi? No. Ma che posizione comoda. Interessante. Chi è che si lamenta? Ok. Occhio al pesciolone, eh. Occhio al pesciolone. Elena, prendi la sopraelevata. La sopraelevata. What is the sopraelevata?
la vedo più. Perso Elena, abbiamo perso. No, là è. Ok. Con calma, Elena. Molta ca... Oh! Ma... Ma io sentivo... Va bene, Leon. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, Leon. Ok. Io sentivo suoni poco... belli. Capelli? Come stanno? Perfetti. Che succede? Ah. Continua a girare, funziona! Ehi! Elena! Merda! Addio, Elena! No! Ci ho sperato, però... Merda, ora tocca a me, no, no. Elena! No. Stai bene? Sto bene, ma sono finita lontano. Ti coprirò come posso. Grazie a Dio. Tu continua ad avanzare. Ti coprirò come posso. E come posso? Col cecchino, intendi? Magari colpendo i nemici, però. Ma... Ah, i colpi arrivano, però. Sembra non entrare. Puoi sparargli, Elena, volendo. Perché si la... Salve. Ok, Leon, vai! Ok. Leon, non posso passare. Aprila. È insentibile. È inascoltabile. Magari la telecamera me la fai girare, il gioco. Guarda, il ben di Dio che c'è lì, lei non prende nulla. Ci passi ora? Ci passi ora? Sì, ce la faccio. Ok, evitiamo di finire come la groviera e andiamo. Aspetta, mi metto di lato, faccio prima, beh? Sì, molto prima. Impossibile passare da lì. Impossibile passare da lì. Cheat by Leon. E fermalo. Come sempre con calma, Elena. No. Ma... Perciò uccidiamo chiunque le usi e addio spuntoni. Scusami. Sai una Vabbè, cosa? Anche sta roba. La manovella non c'è. Dovrò cercarla. Cercarla? Non sappiamo nemmeno se è qui. È vero. Ma cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? Nulla, guardarci negli occhi e cantarci una canzone a vicenda. Poi anche... Non lo so, questi zombie non dovrebbero essere così intelligenti. Quello stava addirittura girando la manovella. Lo zombie. Boh. Abbiamo gli zombie intelligenti... Ci provare, sai? Gli zombie intelligenti abbiamo su Resident Evil 6. Gli umani però non lo sono. Ecco, ti pareva che me lo lasciava là. I zombie sono più intelligenti degli umani in questo gioco. Magari riuscissi a capire dove sto sparando. Ovviamente qua abbiamo gli zombie bardati, templari. E non passa. La fanculo, ti pareva. Grazie. Giù, di lato e via. Prendi sta cosa. Grazie, Leon. E via. Chi è che? Ah. Oh, porca puttana. Bomba al controllo remoto. No, possiamo andare. Inserisci sta roba. E giriamo. Giriamo insieme alle mie palle.
Gira. Ok. Apri e dai. Forza Elena. Oh. Eccoci qui, amica. Amica, un paio di palle. Pare che riusciremo a uscire da qui. Procediamo, ne ho abbastanza. Poi Leon riesce a passare dal "non mi fido di te in nessun modo" assolutamente al "amica". Ok Leon, va bene. Va bene Leon. Quindi, porta, leva. Classico Roger. Aia. Trappolozza alla Salazar. Interessante. A posto? Ovviamente tutto a posto, ti pare che... Benvenuti al centro della Terra. Me l'aspettavo diverso il centro della Terra, però... Uscite dalla caverna. Possibile che andiamo a finire sempre in situazioni di merda, è incredibile. Ok. Stavo mettendo le mani davanti. Non mi prendere a pugni, ti prego. Ok. Lui deve schiattare, non mi fido. Manovella. Questo gioco è un simulatore. No, questo gioco, questo livello più che altro è un simulatore di manovelle. Merda. Aspetta, i soldini. Ok. Gira sta roba. Che dici Elena? Spari? Grazie. Vabbè Elena, se già con gli... Cioè, veramente. Ma fuori da questo mondo. Gliela deve far pagare a Simmons, ma non riesce nemmeno a... Pezzo di merda. Nemmeno a gestire quattro stronzi qua. Di nuovo. Ma dove l'hai trovato quel cecchino, Elena? Questo gioco succedono robe a caso. Sì che parlo. Prendo. Non gridare. Dicevo, succedono robe casuali al massimo. Ma nemmeno in piedi dovrebbero stare per quanto sono decomposti. Dovrei soffiargli, ucciderli con la sabbia, dovrebbero morire loro soffiandogli in faccia. Invece no. Devo sparare con i Kalashnikov. Ok. Archeo? John Cena? Ah no, questo è quello che urla. Non ci prova. Puoi morire? Grazie. Merda. Leon! Abbiamo grazie detto per l'aiuto, partner. Praticamente nello stesso momento, comunque. Vista. Ah, guarda questo. Questi escono direttamente da Dark Souls. Sono i non morti di Dark Souls, pochi cazzi, loro sono. Schiatta, te pare. Ah. No, ma ho, infatti ho la baionetta, sì, è una K comunque. Vabbè. Punti. Elena ce l'ha fatta e via. Oh no. Il Big Bambusa. Il bimbo. Merda. Questo è il neonato leggermente troppo cresciuto. No, fai danni tu. La granata dove è finita esattamente? Ha cambiato dimensione. Scusa.
Ah, Granata ha cambiato dimensione, sì. Ha viaggiato su un universo parallelo. Dietro, amico, hai mangiato troppo. Ecco, body shaming da parte di Elena. Perché no, a sto punto? Non mi pare giusto quello che hai detto, Elena. Sinceramente. Anche perché detto da un frigorifero parlante, non lo so se... se hai tutti sti diritti di offendere. Questo è pieno di dinamico. Oh, 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 oh. Ma che scherzi. Lui rimane intatto. È esploso, è rimasto intatto. Vabbè. Tutto nella norma su Resident Evil 6. È tutto perfettamente normale. Perciò. Ah! Un viaggio di sotto? No, anche io. Aia, porca. Un altro. Aspetta, piazziamo il detonatore a detonazione. Incredibilmente detonante. No, però devo poterlo far esplodere. Grazie. Morto? Fortissime ste bombe. 2500 punti abilità. Ok. Munizioni, nato. Nato. E via. Che facciamo? Balliamo, Leon? A scoteca e... ecco. Oh. Oh oh. Elena, via di lì! Via di lì! No! Ma che l'abbiamo persa? Leon! Ho bisogno d'aiuto! E ho capito, come cazzo. Ah, salve! Ma che fa, schiatta oppure proprio. No, non pe. No, ok. C'è sta, c'è sta. Con calma. Calma, Elena. Ma come, com'è possibile? Vabbè. Devo evitare di fare domande su Resident Evil 6. Basta, chiudi il becco. Ma scusa, ma che è? Vabbè, sono rimasto malissimo, l'ha detto a me. Ha detto a me. Non muoiono mai facilmente. Che ti aspetti che muoiano così facilmente? Non ho capito, Elena. Come si sta muovendo? Cos'è? Ah, che divertente sta parte. Veramente divertente. Ma devo difenderla? Vedo nulla, non vedo nulla. Oh, 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 oh. Altra gente. No, dinamite, dinamite boy. Porca miseria. Va bene. Ce la puoi fare, Elena. Magari, esatto. Esatto. Oh. Devono quindi deve esserci un modo per uscire. Devono averlo studiato fino in fondo. Come? Fammi vedere questo sistema studiato fino in fondo. Bah. Sarà. Ecco, te lo meriti. Te lo meriti, zii. Ancora. Salta, Elena. Let's go. Che
che c'è qua? Ah, intanto là c'è un bellissimo, ma poco bello in realtà, emblema. Andiamo di AK, as always. RRN, per cosa sta? Rifle, merda. Com'è possibile questa roba? Cioè, perché? Tra l'altro, grazie ad Elena per l'aiuto. Davvero. Potevo morire. Un altro ponte. Ma qua è tutto ponti. Mari e monti e ponti. Ah. Giriamo. No, mi sa che non ci arriviamo perché c'è gente, beh. Sento gente. C'è gente, te pare. Elena. 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 Ma. Vabbè, era obbligatoria perché non potevo effettivamente arrivare a completarlo. Merda, dobbiamo correre, dobbiamo correre. Esatto. Via, via. Via. Corri. Levati. Ciccio bombo. No. Big bambusa. Ancora. Non muoviti, cazzo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Almeno io ce l'ho fatta, Elena. Non lo so. Elena. Grazie. Mitica. Il pietrone, il pietrone, il pietrone. Il pietrone. La big pietra. Esatto. Quanto sforzo. Ok. Aia. Ma so cazzi. Miau. Ma che... Com'è che parla? Vabbè. Affogando, ma che... Affondata totale, ma che... Oh diavolo, che facciamo? Oh diavolo. E che ne so? Mi pare giusto, fare la risposta più adeguata. È così comica sta scena. Ecco. Glu 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 glu. Merda, qua devo nuotare ed evitare di annegare. Se magari diamo le bracciate, vero Leon? Grazie Leon. Prendi fiato. Possiamo tornare giù, penso. Sì. Che succede? Ah, il pesciolone di nuovo. The big pesce. La sarda gigante. Pure. Ma non ho visto cosa in realtà. Situazioni qua tecniche, momenti di panico, ma tutto nella norma. Per il resto qua cadaveri su cadaveri che fluttuano, che fluttuano, che fluttuano e fluttuano. Dove si va? È qua. Ma io dovrei prendere aria tipo, no? Merda, lo sapevo. Cos'è? Col pensiero Elena l'ha spostato, non l'ho capito. Ok, prendiamo aria. Elena ha utilizzato la psicosi per levarlo di mezzo. E te pare? Elena, aspetto te. Aspetto te, Elena. Ok. Il pugno psicotico. Dai, cazzi. Da destra, yes.
Marca, mi sono cacato sotto. Dai, i piedini gli deve spostare. Io dovrei prendere aria. Possiamo farcela? Se Elena si avvicina riusciamo, se no crepiamo qua. Se no finisce tutto. Aia. Penso sia così facile levare una grata di quel tipo, non lo so. Considerando che siamo anche in acqua, bisogna vedere quanto effettivamente è ben saldata in quel momento. Però è vecchia, non lo so. Ecco. Elena! No! Eppure tu, quindi. Eccolo! È una trota, che cos'è? Oh, oh, oh. Pesciolone, sopravvivi all'attacco. Quanto... cioè, sta roba è di un poco realistico. Sarebbe dovuto morire ora stesso. Lei sta nella bocca. Cioè, lei era nella bocca. E Leon, vabbè, ma pure, voglio dire, a questa velocità, con questo coso qui sott'acqua, perciò anche l'ossigeno, voglio dire, a una certa, magari... perfetto. A una certa, voglio dire, non penso sia tanto possibile sopravvivere a una roba così. Però su Resident Evil 6 tutto è possibile, quindi evitiamo di fare domande di questo tipo. Devo scassare la levetta per... ok. R2 nell'occhio. Perfetto. Tanto per farla incazzare ulteriormente. Boh, non lo so. Ed esempio, lei lì come cazzo c'è... va bene, dai. Attenzione, quella cosa è ancora qui. Fai attenzione. Ok, quella cosa. Troverò un punto per arrampicarmi. Un punto per arrampicarmi. Come c'è finita lì sopra, Elena? Qua? Sott'acqua? Elena, puoi occuparti tu delle sbarre? Ci provo. Cioè c'è una fessura perfetta. Credo che questa fessura sia perfetta per passarci in mezzo. E se sott'acqua è così larga... infatti, io non mi faccio più domande, perché considero privo di logica il gioco. Cioè, vattene, sta arrivando. Merda! È merda, sì. Magari corriamo, Leon. Corriamo, vabbè. Mutiamo ad una velocità, Leon. Elena, mi serve una mano. Esatto, tipo sparando. Grazie. Pensavo di essere morto. Ma sinceramente pensavo di essere morto. Spara! Grazie. Grazie. Oh merda. No. No, vai via. Ora devi arrivare. Leon arriva. Tu spara. Tesoro mio. Ma sono morto. Non ho capito. Però ok. Non ho capito, però va bene, ma non ho capito. Continuerò a non ancora capire. Dei nostri, bene. Ancora dei nostri, bene. Da dove sta parlando? Non ho capito da dove parla. Ok. Domande da non fare su Resident Evil 6. Ma scordo sempre che devo evitare. Però ovviamente le faccio le domande, perché dico, cazzo, ma è possibile che sto gioco è così fottuto? Cioè, nel senso, ad una certa uno vorrebbe anche un attimo capire qual è il problema. Se io vado di qua, cosa c'è? Cioè, è arrivata da qua lei? Ma come, soprattutto? Come ha fatto ad arrivare da qua? Se è arrivata da qua, e perché ci posso andare effettivamente? Se non c'è nulla e faccio sta strada a caso,
Non ci credo che non c'è nulla. Non ci credo che non c'è nulla. C'è un emblema da qualche parte, per forza. Non si può fare questa strada a casa e dirti no, ok, non c'è nulla. Che cazzo? Ma serio? Va bene. Ok. Va bene. C'è sta. Ok. Rompiamo. Ah. Bang. C'era l'emblema nascosto. L'emblema. Perché dico emblema? L'emblema. Emblema. Emblema nascosto. 30 metri, 28, 27, 26, 25, 24, 26. Via. Quindi, come siamo messi? Beh, male no. Però passa cazzo. Ok, non mi interagisce. Andiamo. Eccolo di nuovo il pescione. Secondo round. Secondo round. Ah, direttamente il co... No, vabbè, sta scena. Cos'è questa scena? Che cazzo sto guardando? Ma che davvero? Ma che seriamente? Ah, pure le zampette. Prepariamoci! Arriva! E arriva, se non spariamo però... Ok. Ricarica magari Leon. Cadono dei barili esplosivi, però non ho mai modo di sparare al momento giusto. Porca puttana. Mira la dinamite! Il barile, la dinamite, la merdamite! Mi spara! Bel lavoro! Grazie. Esploso. Ha esploso. It was easy. Ah! Atterraggio perfetto, Tania Cagnotto, tenete ten. Boom. So come and get it. Fradici. Sta sterilizzando l'aria e distruggendo le prove. Basta non parlare. Grazie al cielo sei ancora vivo. Dov'è Simmons? È andato via dopo averti parlato. È in fretta. Merda. Merda. Oddio, Elena. Parlando al telefono. Non sembrava felice. C'è modo di scoprire dove sia diretto? Sì, certo. Lo stiamo pedinando. Ora sta andando all'aeroporto dove il suo jet è quasi pronto a decollare per la Cina. Per la Cina? Cina. Già, date un'occhiata qui. Ecco. Che è successo? Un altro attacco bioterroristico. La BSA ha confermato che è lo stesso agente usato nell'Europa dell'Est 6 mesi fa, chiamato Virus C. Virus C. Abbiamo visto gli stessi bozzoli qui. Dobbiamo fermare Simmons e sbatterlo in cella subito. Non abbiamo alcuna prova. E al momento voi due siete in cima alla lista dei sospettati. No. No. Ma no cosa? Ascolta, Hannigan. Devi inscenare la nostra morte. Puoi farlo. Addirittura. Cosa? Sì, certo. Ma prima o poi mangeranno la foglia. Mangeranno la foglia? Ok, mangeranno la foglia is the new. Prima o poi lo capiranno? Andiamo in Cina. Andiamo in Cina. Non si sa come, visto che siamo in mezzo al nulla, però in qualche modo arriviamo in Cina. Fine del capitolo 3. Leon Scott Kennedy. Ok. Hai ottenuto piastrina di riconoscimento. Ok. Quindi volevo... Caffanculo, non lo posso fare. Vabbè, niente, non lo faccio. Volevo potenziare Parabellum, ma non posso fare Parabellum.
Va bene così. Giugno 2013, spazio aereo di Lanxiang, Cina. Ah, beh. Vestiti in maniera elegante. Elena prova a rubare l'outfit di siamo nello spazio Claire. E ci siamo. Bene. Elena sta facendo chiaramente il cosplay di Claire. Come fallendo miseramente. Perché non mi hai consegnato? Potevi ripulire il tuo nome. E levarti adesso, dalla minchia. Effettivamente. Non avrebbe fermato Simmons. E poi cominci a starmi simpatica. No, no, Leon, sta cosa proprio non si poteva dire. Si poteva dire tutto. Ecco, dopo aver detto sta minchiata, il karma ti sta punendo. Comincia a starmi sin... Cosa comincia a starti simpatica? Sto frigorifero. Quando parla è un frigo. Ecco qua. Elena. Ah, nice. Perfetto. Lo scorreggione. Il ritorno. E quella cosa saprebbe pilotare un aereo. Mi pare. Molto bravo. Mangiati il piombo. Vigila Bob. Siamo nella merda, Annigan. Esatto. Si è trasformato nello stesso mostro che era nella cattedrale. Sì, sì. Hai capito bene. No. Faccio una ricerca. Non mi posso muovere. Non mi puoi prendere. Mai preso. Bravo tu. E invece no. Suka. Devo andare. Cos'è questa? Oh, oh. Te la sparo tutta sui calcagni? Che dici? Merdoso. Che fai, scappi? Stronzo. Precisione, robe varie, munizioni magnum. Devo prendere il controllo, vero? Vabbè, con calma, aspetta, fammi esaminare prima l'ambiente. E poi prendo il controllo. Cioè, non credo che funzioni così, però... Sti cazzi, non lo posso permettere. Quindi lo faccio. Ah, addirittura. Ecco, avarie. Elena, mi ricevete? Qualcosa non va con la paratia di pressione. La paratia di pressione. Andate nella sezione di coda e scoprite cos'è. La sezione di coda intendi il culo dell'aereo, sì. Trova la causa dell'anomalia. Ok. Ah, oh! Tutto a posto, signori? Calma, gente. Calmi, tornate. Esatto. Ai vostri posti. Ho detto da lei, avrei ansia, però vabbè. Ci sta. Ce lo vedete dove questo gioco va completamente a buttarsi nel cesso, tra l'altro? Abbiamo questo tizio. E abbiamo questo tizio. Poi, non solo. Se noi entriamo in questa stanza, troviamo lui. Troviamo lui. Troviamo lui. Tutti uguali. Cioè, non c'è cura del dettaglio, non c'è amore per quello che è stato fatto, non c'è niente. Resident Evil 6 è una merda in tutto. In tutto. Non eccelle in nulla. In nulla. Ma nemmeno buono, mediocre. Lui. Tutti quanti, tutti uguali, tutti uguali. Per non parlare degli altri passeggeri. Tutti questi tizi sono ripetuti anche nell'altra stanza e non ci avevo fatto caso. Ma so sempre anche loro ripetuti. Perciò. Lui, pure. Erba verde che non posso prendere. Bagagli, roba varia. Qua. Ecco. Cosa succede? Posso aprirla la porta? Dopo di lei. Gentleman, è un gentleman Leon.
Ma in effetti vado a passare. Volevo testare la scienza, però vabbè, ho detto che lo faccio. Roger. Yeah. Siamo arrivati in tempo. Aia. Di nuovo lo scorreggione. Ma io la magnum, sì, ma che te pare? Merda, esala lo stesso gas. Merda, non dimmi che non dovevo sparare i porchi. No, ma vaffanculo. Vai via. Non mi toccare. Porco, non mi toccare, levami le mani addosso. Ce la puoi fare, Leon? Entro oggi. No, non è d'accordo, Leon. Leon, entro oggi. Elena, sparagli, bravissima. No, no, non guardarmi, non ci sono. Hasta luego, hijo de puta. Oh. Addio. Ora con calma. R2, siamo morti. Aia. Dai, Ok. Ci stiamo. Perfetto. Ora direi che possiamo anche richiudere il portello, no? Esattamente. Evita il disastro aereo. Sta salendo alla cabina di pilotaggio. Ah. Elena, dobbiamo andare. E dobbiamo andare anche perché ora, se non ci muoviamo, va a bordello. Ecco, il gas è stato rilasciato. Salve. No, signora. Ad esempio, loro non c'erano, le signo. Figlio di puttana, con un ubriacone maledetto, con la bottiglia di Heineken da 75 cl. E che ca... Wow. Ma che davvero? Se ne sei accorta, Elena, che siamo arrivati tardi? Effettivamente. Elena non brilla in intuito, vedo, perché... Porca miseria! Lei? Viva! No? Roger, allora, stavolta l'ha detto in maniera più pacata. Più insicura questa volta. C'è sta. Oh! Aia! Trambata che ha dato. C'è stai! Ecco perché non dormo in aereo. Per questo motivo, perché ogni volta succede sta roba in aereo, Leon. E proprio succede questa cosa. Ok, io salgo, io scendo, non posso né scendere né salire. Con calma. Andiamo al posto di pilota. Cristo, ecco. Santo, come può andare peggio? Tipo crollando. La depressurizzazione ha destabilizzato l'aereo. Leon, dovrai prendere i comandi. Temevo che lo avresti detto. Esatto. Posso? Ok, ladies and gentlemen, calma e pazienza. Okay. Che cazzo devo fare? Il pilota automatico e attiva i comandi manuali. Cosa? Dove? Premi il terzo pulsante della quarta fila nel pannello. Calma, stai calma. Ok, ora tira la leva sul lato destro. Questa leva, intendi? Ok. Tiriamo sta merchia di leva. Forza. Sali. Ah, che sta salendo, perfetto. Poi? Che devo fare? Leon, aumenta i giri, tira sulla cloche! Tira sulla cloche! Quante leve servono per farlo volare? La cloche! La cloche! Vola! 800 metri da terra siamo? Ok, ce l'ho fatta. Porca miseria.
là. Signorina Wong. Bel casino. Un bel casino davvero. Atterraggio perfetto, tutti sani e salvi, è stato un piacere volare con voi. Il volo gentilmente offerto da, dalla Fulmicotone Airlines è andato a buon fine. Grazie e buon proseguimento di serata. Tutti vivi? Cioè tutti vivi, ovvero io ed Elena. Che non si sa come sopravviviamo effettivamente. Esatto. Non è normale sta roba, però vabbè. Ok. Leon? Ah, Sherry. Esatto. Che ci fai qui? Faccio parte della scorta. Salve. Sì. Ho saputo che sei un agente. Jake. Cosa ci fai qui? Seguo il colpevole di tutto questo. Il capo della sicurezza, Simmons. Cosa? Ci deve essere un errore. Io sono agli ordini di Simmons. Lui è il tuo capo. Stiamo andando da lui proprio ora. Dove si trova? Devo sapere. Siamo calmi. Non aprire bocca perché tu, pure tu ricordo che è un doppiaggio di merda. Quindi stai attento a quello che dici. Ok. Credevo avessi l'ordine di evitare contatti con chiunque. Voglio morire. Non è una persona qualunque. Mi ha salvato la vita a Raccoon City. Mi pare giusto. Quindi va bene. Mettiti di lato, giovane, che ho dato anche parecchi calci in culo a tuo padre. Attenzione. Ecco. Esci, Sherry. Boom, bau, barabà, spendenti un trunk. Perfetto. Leon, l'aereo. L'aereo. Ancora lui. È una specie di ex che non sa quando mollare il colpo. Ok. È un mix tra benvenuto nel club. Bane e Leatherface. E poi non so, un'altra roba. Attenzione, vai! Ok. No! Ah, povero Jake. Quanto mi dispiace. Ma l'ha messo in gabbia. Jake se l'ha messo dietro. Dottore, non pare il caso. Oh no. Ok. Non posso sbagliare i colpi con la Magnum. Please. Con calma, Leon. Quello lì è indistruttibile. Andiamocene da qui. È indistruttibile, ineluttabile. Ok. Ricarichiamo qua. Andiamo di pistoletta. E boom. Non ce n'è nient'altro. Però ci sono robe qua. Ci stanno robe. No? Bene. Niente robe? Okay. Niente robe. Ci sono. Oh no. Ah! Ma merda. Tutto ok. Tutto perfettamente. Ok. Se non fosse per il fatto che siamo inseguiti alla morte, Sherry. Ma io in realtà starei anche qua, boh. Vabbè. No, dobbiamo tornare, vero? Vabbè. Torniamo. Cosa c'è qui? Ah, è per far... Esatto. Sherry, mettiti al volante. Per farlo partire. Mettiti al volante. Ma a 12 anni, Sherry, mettiti al volante. Ma porca miseria. Oh, porca... Aspetta, con calma, ok. Ok, muoviamoci. Ma perché tutti Roger? Anche chi non c'entra Roger, tutti. Magari hanno un loro modo di dire le cose e vieni costretto a dover dire Roger.
Calma. Ok. È ancora in piedi. Oddio. Lasciamo perdere. Ma forse in quattro riusciremo a fermarlo. Ma è giusto. Merda. Sì. No. Dove va? Partito quest'uomo. Boom. Bow. Un cambio sta facendo? Ah, piccolo cambio di carrozzeria. Ah, bene. Adesso è diventato Edward Mani di Forbice. Va si bene. Porta dietro i cambi? Esatto. Vabbè, Leon. Esattamente. Ogni situazione richiede un tipo di strumento diverso, no? Come dicevo, mi pare è indestruttibile. Come dicevo, hai un doppiaggio di merda. Ma questo è un dettaglio. Goodbye. C'è goodbye relativamente. Però vabbè. Ok. Alcun long building di Chong Jung. Jerry, ascolta. Finché non arriviamo, devi. Devi non esplodere. Esatto. Dici che se la caverà. Speriamo che questo Jake sia bravo quanto pensa. Ok. Mi ricevi? Chi è che parla? Ah, Annika, ok. Sei sparito quando è caduto l'aereo. Mi sono chissà come mai ora, ma non mi ricevevi. L'edificio di cui parlava l'agente Birkin non è lontano. Mantieni la direzione, ok? Tutto chiaro, grazie. Vai al luogo stabilito. Al Kun Chuang Chuang Bach Wong Palace. Non ricordo il nome. Caricamento. Trova Derek Simmons. Doveva incontrare Simmons al Kun Long Building. La prima cosa che dovete fare è tagliare per il mercato più avanti. Quante galline. Mortali sti galline. No, ok, muoiono, ma non rilasciano niente. Quindi non ne vale tanto la pena dover. Aia. 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 Ah! Di qua. Vabbè, aspetta. Che cos'era? Che cos'era, Elena? Esatto, problemi. Grandi problemi, come sempre. Quella povera gente. Questa povera gente. Costretta a sentire il tuo doppiaggio. Terribile. Punti. Poi cosa abbiamo? Punti. Sta porta. La serratura è te pareva. Che cazzo di cosa sta combattendo Elena? Farfalle. Cioè, si lamenta. A caso. Questa dai con queste serrature di là. Mai di qua stanno sempre di là le serrature. È un piatto di. Magari. Porca puttana. Posso guardarlo con il fucile di precisione cosmico nucleare? Grazie. Un piatto di roba indefinita, va bene. A bassa definizione, ci sta. La serratura è di là. Esatto. Sti suoni incredibili. Qua? Niente, la serratura di là, manco ci provo. Fantastico. Te pareva? Tre serrature distinte. Santo cielo. Chi è che usa tre serrature distinte per un coso? Che cos'è, un negozio? Aia. Ah! Che bellezza. Ok. Dove è uscito dal culo? Gli è uscito. Lo ha cagato. Ha cagato l'intera strada. Gli abitanti cercavano di tenerlo fuori. Non pare giusto.
Questa sì che è nuova. Bene. Ah, che bello che sei. Bella novità. Che bella novità, merda. Trova le chiavi, te pareva. Chiavi come le trovo se è tutto chiuso? Come dovrei trovare le chiavi che è tutto sbarrato? Ah, di qua vediamo se possiamo passare. No. Qua potrebbe benissimo saltare Leon. Cioè so due scatole, però non lo fa. Oh! Ah! Ah, ah. Oh, oh, oh! No, niente, tutto sbarrato, è incredibile. Aspetta, no. Ok. Qua si può andare. Questo è un grande passo avanti. Qua macellai ovunque. Arca puttana. Mi dispiace, qua il signore ha fatto un volo. Ah, oh, chiave. Il magazzino più. Ne restano due. Ne restano due. Andiamo a cercare le altre due. Posso salire qua per vedere cosa c'è. Roger. Come scendiamo di sotto? To, ovviamente. Ovviamente. Hai visto mai? Affanculo, va. Elena, lo sta? No, non ci provare con quella mano, eh. La mano lunga. Apri tu. Muoviti, il filmato non vedo, le robe succedono comunque, perché? Salve. Ok, quindi dietro di te. La vuoi smettere dietro di me, dietro di te, dietro di aia. Qua dentro, quindi saliamo. E dopo essere saliti. Merda, merda. Questo? Ah. Punti. Ci sta. Sì, la domanda era com'è che entro effettivamente per prendere. Cazzi. Per prendere. Ah, la porta è qua. Va bene. Come non detto. Porterà qua. Svem. No. Trovata una. Magazzino C. Manca l'ultima. Sì, manca l'ultima. Oh, mi sono cacato. Apriamo. E via magari. Muoviamo. Cos'è quello, è questo film? Liang. Liang Chu. Ok. Ecco, te pareva. Tutto elettrificato qua. Ma se la faccio lunga, infatti. Erba rossa. Punti. Ma se io dovessi. Come faccio, scusa? Scassi! E non posso, non posso, non posso, non posso. I need help. Ah, ecco. Ok. Perfetto. Corrente tolta. Ora possiamo andare. Levati. Apri sta cafonata. No, muoviti. Abbiamo l'ultimo. Ora finiamoci. Perfetto, ora via, fuori dai coglioni. Subito. No, giusto mi sembra. Ok. Cioè le robe accadono durante i filmati, io non posso fare nulla. Però per il gioco va bene così. Va bene. Ad uno. Sì, va bene. Uno. Due. E tre. E dentro. Apri sta merda. Grazie. Quindi. Sani e salvi.
cazzi. Oh no. Oh no, oh no, ma Elena? Ah, un bel tritato di rigeneratore. Ci sta. Sembra sgombro. No, a me sembra sarda più che altro, cioè non lo so te. Però vabbè. Va bene così. Chiaro, forte e chiaro. As always. Quindi. Ah. Ada. 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 Sì, proprio lei. Quello giusto. Stavate facendo crepare, oh! Esatto. Troviamo qualche risposta. Troviamo qualche risposta. Salvataggio, ma direi che queste risposte le troveremo nella prossima e penso... possibilmente ultima parte? Devo ancora capire se voglio portare le altre campagne, non lo so. Considerando che domani effettivamente finiamo con la sua... Qualcuno potrà dire, ma un po' presto è finito Resident Evil 6. Non è che è finito un po' presto. È che siccome sono quattro campagne, fare quattro campagne di sto gioco è merda. A me un po' rigira l'anima. Quindi vorrei terminare questa sofferenza il prima possibile. Ecco, mettiamola così. Quindi chiudendo tutta sta roba, direi che da questi due disgraziati... Lei, vabbè, non ne parliamo. Da questi due disgraziati, da Fulmicotone, da un Leon che... È tutta. È tutta? È tutta? È tutto. Alla prossima.